Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio regalare una lookbook estiva con outfit perfetti per qualsiasi tipo di occasione, dall'ufficio all'uscita, all'aperitivo, a una passeggiata semplice al parco oppure perché no per girare in giro per casa, perché capita spesso di dover fare anche questo. Nel video di oggi sto mettendo insieme un po' di capi molto basic ma indispensabili nell'armadio di ognuna di noi e vi voglio far vedere quante possibilità abbiamo con pochissimi capi. Io potrei essere molto confident nel dirvi che con questi pochissimi capi che vedete qui potrei andare avanti tranquilla per più di un mese, perché si alternano tutti questi capi tra di loro e si creano ogni volta look freschi e diciamoci la verità. Nessuno si ricorda veramente che cosa ha indossato ieri, se non nei casi in cui indossi veramente una cosa super wow e stravagante, ma se rimaniamo su capi molto basic, molto minimal e soprattutto nella nostra palette andiamo sempre sul sicuro. Ovviamente questa lookbook è ispirata alle tendenze del momento, per cui se vi ispirate a questo video andate sul sicuro. Come sempre vi lascerò qui sotto nella descrizione tutti i dettagli agli outfit che vedrete nel video, dove possibile vi lascerò il codice esattamente del capo che sto indossando, mentre nei casi in cui non sarà possibile vi lascerò il codice di un capo alternativo. Detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere perché io sono colpevole di fare intro super lunghissime, ma oggi non lo farò e vi farò vedere subito tutti gli outfit che ho messo insieme per questa prima parte dell'estate in cui non fa ancora troppo caldo e ci si può permettere di indossare i jeans. Partiamo subito da quello che sto già indossando perché ovviamente questo outfit è la star del momento dentro il mio armadio. Sto indossando questo top bellissimo che per me grida semplicemente estate perché ha questi fiorellini blu e può essere sempre di un blu più scuro. Le maniche a sbuffo che sono davvero perfette, il décolleté quadrato fatto in questo modo incrociato è davvero perfetto perché dà anche un po' di volume su di me che non ho molto seno. E poi sotto ci sono i jeans di Zara a palazzo che sono l'acquisto migliore negli ultimi 2 mesi, li sto amando tantissimo e li voglio indossare sempre. La cintura è di Levi's, acquistata su ASOS. La borsetta è sempre di Zara ed è davvero bellissima, l'ho vista ancora in negozio, io l'ho acquistata un po' di tempo fa, ve l'ho fatta vedere forse nella haul di primavera e ancora a fine maggio l'ho vista nei negozi, per cui sicuramente si trova ancora, è davvero perfetta, comodissima, ha anche la tracolla. In estate la tracolla è davvero must have. Sotto, come scarpe, ho le espadrilles che per me in estate sono una cosa indispensabile. Non ne posso fare a meno perché io non sopporto le scarpe da ginnastica in estate perché sento troppo caldo e le espadrilles sono il giusto compromesso perché non sono troppo pesanti, però non hai nemmeno il piede scoperto perché a me dà fastidio andare con i sandali in ufficio, per cui in questo modo mi assicuro di tenere i piedi freschi, ma allo stesso tempo di mantenere il giusto decoro e la giusta eleganza. E questo è l'outfit completo, molto estivo e uno dei miei preferiti. Cambiando semplicemente il top e la borsetta, si ottiene subito un look diverso, molto fresco, molto estivo e davvero comodissimo. Per le giornate super calde, in estate io perlomeno non riesco ad indossare colori troppo scuri, quindi scelgo sempre cose molto chiare che allo stesso tempo ci aiutano a ripararci dai raggi del sole. Per cui questo è un ottimo modo per essere eleganti, però allo stesso tempo prenderci cura di noi stessi. La borsetta, forse l'avete già vista nei miei video, l'ho acquistata di recente da Zara e sono perdutamente innamorata di questa borsetta qui. Per cui la vedrete molto molto spesso nei miei video e sarà la queen di questa estate. Vi faccio vedere per un'ultima volta il look completo e passiamo al successivo
Terzo top, stessi pantaloni per il terzo look. La camicia bianca per me è assolutamente indispensabile e quella oversize boyfriend cut è la camicia perfetta per me. Io non me ne separerei mai e la metto in ogni occasione perché la trovo davvero elegantissima, magari un pochino più stilata della mia perché io non ho avuto tempo di farlo, però quando dovrò uscire lo farò. E solo cambiando il top e indossando una camicia abbiamo subito un outfit che grida passeggiata al mare o al parco, in qualsiasi posto in estate, ma anche outfit perfetto per l'ufficio in estate. Ennesimo cambio di top, stessi pantaloni, stessa borsa, stesse scarpe e il feeling è di nuovo completamente diverso, un pochino più girly, più femminile. E nel frattempo siamo arrivati a giovedì, direi, perché è il quarto outfit con lo stesso pantalone e abbiamo solo cambiato i top. C'è da dire che in questo modo ci si può vestire sempre in modo diverso, ma senza spendere troppi soldi, perché i top solitamente non costano tantissimo. Questo è costato 10 euro da Mango, quello di prima con i fiorellini è costato una ventina di euro, se non ricordo male, da Stradivarius, però su ASOS. La magliettina bianca è costata anche quella 10 euro su ASOS e la camicia forse è costata 30 euro da Zara. Direi che un altro top e abbiamo chiuso la settimana in modo perfetto e in questo modo non c'è neanche bisogno di troppe cose perché alla fine in estate le cose si possono alternare molto tranquillamente perché c'è bisogno di colori chiari, freschi e outfit molto casual. Per quelle giornate in cui magari fa un pochino più fresco e vogliamo dare un feeling diverso all'outfit, si può aggiungere semplicemente un blazer e di nuovo si ottiene un look completamente diverso. Vi voglio far vedere come il look viene completamente trasformato semplicemente da un blazer. Magari in questo caso si possono aggiungere anche un paio di sandali col tacco e abbiamo l'outfit pronto anche per un aperitivo o una cena all'aperto, perché no? Il secondo capo must che non può mancare nell'armadio di nessuna di noi durante l'estate 2021, ma anche durante qualsiasi altra estate, perché è assolutamente indispensabile in estate, sono i pantaloni larghi, leggerissimi e chiari. Io sono un po' vergognosa perché questi pantaloni li ho acquistati a marzo, siamo a fine maggio, non li ho ancora accorciati. Prometto che settimana prossima lo faccio. Ma intanto li volevo includere in questo video perché sono perfetti. Di nuovo il top è quello che avevate visto prima, mentre i pantaloni sono quelli di Zara e li avete già visti nel video haul di questa primavera, ma il loro momento sta arrivando proprio ora in estate perché durante la primavera ha fatto un pochino troppo fresco per loro. La borsetta può andare bene sia questa che quest'altra e possono essere benissimo indossati con le espandrillas e l'outfit è perfetto, direi, non gli manca niente. Questo outfit sarà davvero salvavita nelle giornate caldissime. Per trasformarli subito in outfit da vacanza basta semplicemente aggiungere una camicia bianca oversize e l'outfit è perfetto. Direi che con questi pantaloni le possibilità sono davvero infinite, basta solo cambiare il top e i colori che si possono abbinare sono moltissimi, per cui se riuscite a mettere le mani su un pantalone del genere, mi raccomando, non fatevelo scappare. Passiamo ora ai Bermuda, che sono la versione più elegante dei pantaloncini e si possono indossare in versione all white con una camicia e le espandrillas e grida subito vacanza al mare. Però cambiando solo la cintura si cambia anche l'outfit e gli si dà un po' di stacco, si definisce un pochino di più il punto della vita e diventa un pochino più wearable anche in città, non solo in vacanza. Piccoli trucchi per grandi risultati. Questo è un altro outfit che sto amando alla follia in questo periodo, soprattutto per questi pantaloni rosa che ho da quasi 2 anni nell'armadio, ma che non ho mai sfruttato nel modo giusto perché
Mi sono resa conto davvero da pochissimo tempo che mi stanno davvero benissimo, ma li ho indossati davvero pochissime volte e sarà colpa dell'inverno che non mi fa indossare troppi colori o sarà grazie all'estate che li ho riscoperti, ma li sto amando davvero tantissimo. Sono il modello Slouchy di Zara e sono di questo colore rosa, bellissimo, un rosa quasi bubblegum. E abbinati alla camicia mi danno davvero una sensazione bellissima di un outfit perfetto. Ci ho abbinato le Stan Smith con la parte qui dietro rosa che ha un colore identico ai pantaloni. Per puro caso, questo sarà un altro degli outfit sfruttati al massimo quest'estate. Ovviamente al posto della camicia posso indossare benissimo il top bianco o un qualsiasi altro top, perché in estate basta, come abbiamo già detto, cambiare la maglietta e si ha un look completamente diverso. Mi ringrazierete per questo outfit quando arriveranno quelle giornate a metà giugno in cui ci sembrerà di essere ancora a novembre, perché queste giornate non mancano mai. Puntualmente ogni anno giugno ci regala questa bellissima sorpresa, per cui io che ho il compleanno il 15 di giugno mi ritrovo a festeggiare con il diluvio universale, ma va tutto benissimo. Per l'occasione rientra in gioco anche il blazer e quindi si ha l'outfit estivo perfetto, ma allo stesso tempo ci ripariamo dalla pioggia e dal freddo. Il blazer è di Zara, il top è quello di prima di Mango, pantaloni, jeans a palazzo di Zara, la cintura è vintage e le scarpe sono le Campus di Adidas. E novembre in estate non ci fa più paura. L'abito color pastello è qui da qualche anno e fortunatamente non intende andarsene via, per cui è assolutamente un must nell'armadio estivo. Questo è un abito davvero bellissimo, color rosa antico, che ho acquistato su ASOS. È molto leggero, quindi è perfetto per l'estate e si può abbinare a una maglietta bianca semplicissima oppure a un top un pochino più con le maniche a sbuffo, un pochino più particolare, così come una camicia bianca classica. Sto indossando di nuovo le Espadrilles che tra l'altro penso di non avervi detto dove le ho acquistate. Sono di Toms e le ho acquistate su ASOS. Se dovessi tornare oggi a fare acquisti su ASOS sarebbe per acquistare un altro paio di Espadrilles perché le amo davvero tantissimo e in estate sono davvero la mia scarpa passepartout. Siamo arrivati finalmente alla Little Black Dress in versione estiva, quindi più leggera, più svolazzante, maniche a sbuffo, crochet e tutto quanto quello che serve per risolvere buona parte delle serate estive, perché con un solo pezzo ci togliamo il mal di testa di che cosa mi metto. Ok, io lo sto indossando comunque in una versione più dress down perché chi li indossa più i tacchi e quindi l'ho abbinata di nuovo alle mie espadrilles. La borsetta è un pochino più elegante ed è di Furla, mentre il vestito è di Zara. È in cotone, è molto leggero e quindi è perfetto per le giornate calde. Questo è il mio piccolo gioiellino nell'armadio estivo, ve l'ho già fatto vedere nella haul che probabilmente avete già visto, ma sono assolutamente innamorata di questo vestitino e anche se è leggermente corto e non so se avrò il coraggio di indossarlo in città per andare in ufficio, probabilmente ad agosto azzarderò questo outfit quando non ci sarà in città quasi nessuno. Comunque direi che per concludere il video in bellezza vi consiglio di acquistare per l'estate un vestitino svolazzante con una fantasia molto bella che ricordi una città esotica o un piccolo paesino in Grecia, perché probabilmente non riusciremo ad andarci in vacanza in quei posti là e sarebbe bello riportarli almeno nei nostri outfit, per cui direi che questi piccoli gioiellini che non potranno andare in vacanza nelle isole greche potranno almeno essere un piccolo accessorio bellissimo per le nostre strade in città. Questo vestitino, quando lo indosserò in città, indosserò preferibilmente una cintura
marrone che però sto ancora aspettando. Ho fatto un ordine su Mango più di 10 giorni fa e non mi è ancora arrivato. Sono molto delusa, devo dire, anche perché ho scelto l'opzione con consegna in negozio e non è ancora arrivato, per cui non l'ho potuto includere nel video, ma poco male, diciamo che ci riserviamo questa possibilità per un prossimo video. Io intanto concludo questo video ringraziandovi di essere passati da qui, spero di avervi fatto un po' di compagnia e soprattutto spero di esservi stata utile e di avervi dato un sacco di consigli su come abbinare i vostri capi nell'armadio o su cose che potreste acquistare, perché no, per l'estate. Come sempre vi mando un super mega abbraccio gigantesco e mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like per farmelo sapere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro outfit preferito e ricordatevi di iscrivervi al canale perché io mi sto dando la pazza gioia con i video di outfit, per cui ne arriverà uno almeno ogni 2 settimane, ve lo prometto, per cui ricordatevi di iscrivervi e attivare il campanellino. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!